Benvenuti a questo spazio dedicato alle prossime elezioni politiche che si terranno il giorno 24 e 25 febbraio prossimo. Siamo in compagnia del dottor Massimo De Angelis, candidato alla Camera dei Deputati per il collegio per la circoscrizione Campania 1 per il partito Fratelli d'Italia. Allora vogliamo subito rivolgergli qualche domanda. Allora, quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a questa candidatura? Innanzitutto la possibilità di poter dare voce al mio territorio, un territorio da troppi anni bistrattato, maltrattato, preso da molti problemi e che purtroppo ha la sventura di non avere la giusta cassa di risonanza a Roma. Perché proprio in un partito come Fratelli d'Italia, nato appena da 40 giorni? Scelta obbligata. Fratelli d'Italia rappresenta l'evoluzione del centrodestra, oserei dire rappresenta il centrodestra del futuro. Un partito giovane, una neoformazione, ma una neoformazione che richiede alcuni requisiti fondamentali a coloro che vogliono militare in questa formazione, cioè impegno, dedizione al territorio, conoscenza del territorio. Tutti requisiti importanti che porteremo avanti, insomma. L'Italia vive un momento di crisi drammatica. Qual è la sua ricetta per uscire da questo momentaccio? Beh, la mia ricetta è la ricetta che sta proponendo il Movimento, e cioè riduzione della spesa pubblica, o meglio degli sprechi che sono nella spesa pubblica, riduzione della pressione fiscale, incentivi alle imprese e inoltre cercare di un occhio particolare ai giovani, quindi cercare di reintrodurre il credito d'imposta per l'occupazione giovanile. L'astensionismo è un grave pericolo per queste elezioni politiche prossime. Cosa si sente di dire ai nostri telespettatori per convincerli ad andare a votare e soprattutto votare poi Fratelli d'Italia? Beh, certo, sì, l'astensionismo è il vero pericolo, è il vero problema. Ma occorre andare a votare, è vero, noi oggi abbiamo purtroppo per mezzo di questa brutta legge elettorale limitato molto il diritto dell'esercizio di voto, cioè purtroppo il Parlamento è un Parlamento dei nominati, non degli eletti direttamente del popolo, e questo ha un po' disincantato la gente e allontanato la gente dalla politica. Fratelli d'Italia pone tra i primi punti del proprio programma la riforma elettorale, quindi noi diciamo votateci e poi sicuramente ci faremo una grande battaglia per cambiare la legge elettorale e per dare di nuovo agli elettori la possibilità di scegliere serenamente nel segreto dell'urna i propri amministratori. Molto bene. La Regione Campania ha un territorio sottoposto a rigidissimi vincoli che ne frenano lo sviluppo economico. Cosa consiglia la Giunta Caldoro per lenire i loro effetti su questo territorio? Beh, la Giunta Caldoro sta operando in maniera egregia. Tenga presente che in Giunta già è stato approvato il piano casa. Il piano casa rimetterà in moto un po' poi tutta l'economia legata al territorio. All'ordine del giorno in Consiglio regionale 7 dei 15 punti del piano casa sono già stati approvati. Quindi quello che vi permetto di consigliare è di accelerare i tempi per fare in modo che finalmente la nostra regione abbia definitivamente approvato il piano casa. E appunto la Campania è l'unica regione italiana che non ha consentito a chi ha commesso un abuso edilizio per necessità di poter accedere al condono del 2003. Cosa ritiene si possa fare per venire incontro a quanti si trovano in questa drammatica condizione? La risposta è semplice ed immediata. Bisogna assolutamente riaprire i termini del condono. Tenga presente che la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'errore della Giunta Bassolino. La Giunta Bassolino non volle recepire nel 2003 il condono e bloccò in effetti questa pratica nella nostra regione. La Corte Costituzionale ha detto che la scelta della Giunta Bassolino è errata e quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che tutti i cittadini in Italia siano uguali, quindi riaprire i termini del condono affinché tutti in Italia, faccio la battuta, possiamo veramente essere fratelli d'Italia. Un'altra emergenza che c'è in Italia è quella del lavoro, ovviamente ancora di più nel territorio del Sud Italia, specialmente nella Campania. Cosa dirà il Parlamento appunto per cercare di risolvere il problema del lavoro al Sud e soprattutto nel territorio nostro? Beh, sicuramente occorre dare incentivi alle imprese.
e in particolar modo poi occorre ridurre la pressione fiscale. Oggi chi fa impresa è veramente perseguitato dalla pressione fiscale. Bisogna trovare dei meccanismi più snelli e poi, per esempio, come ho detto già prima, favorire l'occupazione giovanile attraverso la reintroduzione del credito d'imposta. Visto che lei è un rappresentante della sua città Castellammare di Stabia, in particolar modo c'erano tante aziende prima su questo territorio, adesso hanno chiuso i battenti, e quindi cosa prevede lei per il futuro di questa città, che poi è una bellissima città, se vogliamo ricordare appunto le terme di Castellammare di Stabia, conosciute in tutto il mondo? Beh, lei ha detto, la nostra città effettivamente ha avuto grandi realtà produttive. Oggi purtroppo tutte in crisi, basti pensare a Fincantieri, a Avis, alle terme che lei ha appena citato. Per queste realtà, proprio in questi giorni, la Giunta regionale Caldoro ha riconosciuto quest'area come area di crisi e ha stanziato 40 milioni di euro, proprio finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali e all'ammodernamento delle strutture industriali esistenti. Però poi non occorre trascurare le grandi potenzialità che ha la nostra città. Castellammare ha la montagna, il mare, ha la spiaggia, ha le terme, ma tutte non utilizzate o male utilizzate. Occorre metterne in rete, creare sistema e fare in modo che quello che ci ha donato la natura possa poi essere sfruttato in maniera seria e in termini nuovi di un turismo nuovo che porti occupazione e benessere sul nostro territorio. Quindi un po' sul modello di Salerno, dove il sindaco di quella città ha saputo trasformare urbanisticamente il territorio, e quindi questo si potrà effettuare anche a Castellammare di Stabia? Questo si dovrà effettuare a Castellammare di Stabia. Noi abbiamo già in opera il Più Europa, che prevede tutta una serie di interventi per il recupero del waterfront, per la linea di costa, interventi per il centro antico, e poi occorre impegnarsi in maniera seria per arrivare al superamento del PUT. Solo attraverso il superamento del PUT, che oggi ingessa un po' tutto il territorio, potremmo ridare sviluppo urbanistico al territorio e insieme allo sviluppo urbanistico lo sviluppo proprio di tutta l'economia. E allora adesso in chiusura, cosa si sente di dire ai nostri telespettatori per convincerli a votare Fratelli d'Italia, ma soprattutto Massimo De Angelis? Soprattutto Fratelli d'Italia, perché come ho detto Fratelli d'Italia è secondo me la novità nel centrodestra, è un partito nuovo, nato appunto da appena 40 giorni, ma che farà parlare molto di sé. Quindi occorre votare Fratelli d'Italia, e voglio ricordare a tutti gli elettori che occorre barrare solamente il simbolo, non occorre mettere preferenze, purtroppo, per questa legge elettorale. Grazie.